Allora, buonasera a tutti. Io sono Federico Cerminara, sono il presidente del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti Calabria e sono componente del Centro di Women Studies Milliville dell'Università della Calabria. Innanzitutto avevo bisogno di una cortesia da parte vostra perché voglio che la lezione sia interattiva. E dal momento che siamo in un corso di pari opportunità e mi serve una persona che mi segna degli appunti alla lavagna, siccome il corso è di pari opportunità, mi sembra ovvio che quello del balletto tocchi ad un ragazzo. Rossella Sicilia per esempio per le gioie di molti ragazzi, però mi permetto di citare Rossella perché la conosco da altri corsi, quindi siccome non voglio fare quello che indica la persona, conto su un volontario che di spontanea volontà viene a fare 10 minuti, mi viene a dare 10 minuti una mano per prendere appunti. Votate per alzata di mano, per Baltra, vogliamo fare la conta, no, Francesca, dai, visto che siete un corso giovane contavo in una immediata, ecco, bravo. La lavagna è là, ma ha detto che ho una scrittura di me. È importante prendere l'appunto anche solo per simboli. Allora, vi voglio fare una premessa metodologica. Io parto dal presupposto che una lezione che va a parlare di omosessualità, omofobia, transfobia e discriminazione in genere, evidentemente è una lezione che dal punto di vista concettuale deve essere assunta nel tempo e nello spazio, nel senso che questi concetti rappresentano una fotografia di questa società, quindi attuale italiana, in questo dato momento storico. Quindi le nozioni ci servono per cercare di acquisire un linguaggio comune per favorire la comprensione tra individui, in modo tale da evitare che il flusso informativo non passi, perché se io questa la chiamo sedia e un'altra persona la chiama tavola, è evidente che avremmo difficoltà comunicative e avremmo proprio difficoltà nell'inquadrare i concetti. Ciò premesso, una sedia può essere di plastica, può avere forme diverse, quindi tutti i concetti che cercheremo di declinare sono dei concetti mutevoli nel tempo. Ciò premesso, io vorrei affrontare immediatamente la parte più noiosa, che è quella delle definizioni. Con le definizioni ci vorrei arrivare col vostro aiuto, per questo mi servo di un valletto che mi dà una mano a prendere appunti. Tra l'altro vediamo che si prova ad essere valletto da ragazzo e diamo soddisfazione alle ragazze di avere un valletto, visto che i velini li hanno tolti dopo un mese. Questo è già significativo di che cos'è l'Italia anche nelle piccole cose. Comunque, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di omosessualità? È un concetto che almeno dal punto di vista mediatico passa. Vogliamo? Forse andrebbero cambiate le batterie, perché glielo dico a Maria Rosaria, magari se va a fastidio. Voi riuscite a sentirmi? No, sento. Perché se sentiamo di torno. Allora, se io questo lo allontano completamente. No, bisogna spegnere. Mi sentite? Io avevo detto che infatti non volevo il microfono. Penso di avere una voce abbastanza corposa che arriva fino in fondo, quindi cercate di seguirmi. Proviamo a definire che cos'è l'omosessualità. Thank you.
Allora, possiamo provare a segnare questo primo appunto, una grande... No, ma è utile perché poi ci, su questo concetto una grande malattia ci possiamo ritornare, perché sono ben convinto che in un corso di pari opportunità è la quarta volta che faccio lezione, quindi non mi è mai capitato di trovare poi persone del tutto impreparate. Quindi segniamo questo allora scriviamolo e ci mettiamo una croce già sopra. Andiamo avanti. Se la relazione sentimentale tra persone. Quindi relazione sentimentale. Relazione con la Z. Attrazione, amore, le puoi mettere insieme? Perché sono una consecutiva all'altra. Com'è? Sotto mettiamo attrazione, è una cosa un po' diversa da quello che abbiamo scritto prima. Io metterei anche amore. Amore. E quindi va bene. Sì. Qualche altra idea? Modo di essere. Modo di essere? Peccato? Purtroppo ne dobbiamo scrivere anche, perché poi non possiamo far finta che non esistano anche definizioni di questo tipo. Poi ve ne darò una prova leggendo una cosa che ho iniziato a leggere e mi sono fermata all'introduzione perché non ce l'ho fatta ad andare oltre, però volevo iniziare. Che cos'è l'omosessualità? E quindi scusami, genere. Come? Genere, la parola genere. Genere. Come concetto di omosessualità. È un orientamento sessuale. Orientamento sessuale. Questo mi piace assai. Orientamento sessuale. Identità lo possiamo scrivere, ma ci dobbiamo poi riflettere un po' su questo concetto. Perché è da vedere se effettivamente è un'identità, però scriviamolo perché poi ci serve per altro. Allora, io direi che abbiamo abbastanza elementi per poter iniziare una riflessione. Malattia. C'è una corrente di studiosi, per fortuna marginale, che fa capo a Nicolosi, che configura l'omosessualità come una malattia afferente all'alveo delle malattie mentali e in quanto tale reputa, attraverso quelle che vengono definite teorie riparative, che l'omosessualità si possa in qualche modo curare. E tempo fa fecimo un esperimento quando io ho fatto parte dell'Arcigay a livello nazionale, e uno dei nostri iscritti, militanti tra l'altro, aveva aderito ad uno di questi programmi che avevano fatto anche in Nord Italia, se ricordo bene, a Bergamo, per provare ad attuare praticamente le teorie riparative. Praticamente queste teorie riparative, ed io premetto che sono cattolico, consistevano in tutta una serie di rituali che non erano molto distanti dall'esorcismo di Papa Leone XIII. Quindi vi lascio immaginare, se attuate su persone che hanno problemi di accettazione di sé, quali conseguenze devastanti un trattamento terapeutico di questo tipo può comportare. Relazione sentimentale. Anche questo è un concetto che mi piace, perché mette sfata un mito che ha sempre considerato l'omosessualità come una relazione di serie B, quindi qualcosa
da relegare solo ed esclusivamente nella dimensione della sessualità fine a se stessa, barra perversione. Tant'è vero che anche il termine relazione ha fatto difficoltà ad entrare nel gergo quando si parla di omosessualità, perché spesso viene disconosciuto proprio il concetto di relazione, quindi si pensa all'omosessualità come qualcosa di episodico, una tendenza, una inclinazione che è caratterizzata dall'aspetto dell'estemporaneità o che può caratterizzare chiunque in una dimensione di diciamo di perversione. Ovviamente io ci tengo a precisare che la relazione omosessuale può essere e relazione sentimentale e relazione di attrazione e entrambi le cose, perché come una normale relazione anche all'interno di una coppia eterosessuale, quindi sfato qualunque mito che spinge in una direzione piuttosto che in un'altra, elevando la relazione omosessuale a qualcosa di più spirituale o relegandola ad una dimensione di mera attrazione. Poi entra in gioco la parola amore, nella misura in cui l'amore entra in relazioni che arrivano ad avere durata significativa, è evidente che una perversione non può rappresentare il fondamento sul quale costruire una relazione duratura. Poi c'è la parola genere. Questa per il momento la terrei da parte. E se tengo da parte genere, sono costretto a tenere da parte di conseguenza la parola identità. Perché rischiamo di entrare in un ambito che non è propriamente afferente alla definizione di omosessualità, ma che forse ci tornerà utile quando dovremo definire un altro concetto a breve. Orientamento sessuale è esattamente quello che è l'omosessualità. L'omosessualità, vi do la definizione alla quale tengo particolarmente perché deve essere proprio, deve entrare in mente, è una modalità con la quale si realizza l'orientamento sessuale di un individuo. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità riesce ad andare anche oltre, non definendola nemmeno orientamento, ma una variante naturale del comportamento. Quindi è una definizione che esalta ed eleva ancora ad una dimensione più importante, perché non entra in gioco nemmeno la parola orientamento sessuale, dove la parola sessuale potrebbe trarre in inganno, ma entra in gioco proprio il comportamento, una variante naturale, e il naturale è messo lì in maniera provocatoria, perché io mi guarderei bene da dare qualunque definizione dove entra in gioco il termine naturale, perché poi vedremo chi stabilisce cosa è e cosa non è normale, cos'è e cosa non è naturale, cos'è e cosa non è sobrio, questi termini contenitori che poi qualcuno riempie e vedremo come vengono riempiti nelle varie epoche, nelle varie società. Quindi ritorniamo, l'omosessualità è una modalità con la quale si realizza l'orientamento sessuale. Se vogliamo utilizzare quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una variante del comportamento umano. Al di là di questa definizione, tutto ciò che viene detto intorno all'omosessualità non rispecchia quella che è la realtà di chi l'omosessualità la vive quotidianamente e si la interpreta, la trasforma in una battaglia civile per passare da quello che è il tema di questa lezione, cioè dalla diversità, dalla differenza come stigma alla diversità come valore aggiunto. Quindi fissiamo questo concetto. Dopodiché c'è un altro: cos'è un o una transgender? È qualcuno
uno che ha all'interno di sé del suo corpo entrambi gli organi. No, è in transizione. C'è qualcuno che vuole. Ripeto la definizione. Ripeto il termine, così fissate il concetto, cioè arriverete semplicemente analizzando la parola. Io non ho detto cos'è un transessuale, ho utilizzato transgender. Sul gender no, perché abbiamo un'età, perché il trans per noi è molto allora, innanzitutto rispondo a chi ha detto chi ha tutte e due le componenti. La, il soggetto ignoranza, ma tutti e due gli organi riproduttivi. Quelli si chiamano intersessuali, quindi mettiamo da parte questo aspetto. Allora, facciamo un salto indietro. Chi era il transessuale? Ci arriviamo alla fine. Allora, transessuale, proprio perché il prefisso trans è andare oltre, è una persona che va oltre, no, la sessualità, è transessuale, transessuale, siamo ancora transessuali. Quindi è una persona che banalmente, dico banalmente, veste dei panni femminili, ma questo vestire i panni femminili non va ad intaccare l'aspetto dell'identità di genere. Mi spiego meglio. L'identità, a differenza, l'orientamento, abbiamo detto, l'omosessualità è un orientamento. Diciamo anche che cos'è un orientamento sessuale. L'orientamento sessuale non è altro che ciò verso cui, quindi la persona verso la quale, rivolgi la tua attrazione / amore. Quindi quando andiamo a declinare gli attuali, sottolineo attuali, orientamenti sessuali, abbiamo gli omosessuali, gli eterosessuali e i bisessuali, e sono rispettivamente coloro i quali rivolgono la propria attrazione, affetto verso la persona dello stesso sesso, eterosessuali verso quelli del sesso diverso, bisessuali verso entrambi. Asterisco. Gli asessuati sono coloro i quali non rivolgono attenzione verso alcunché. Vi lancio una provocazione, prendetela come tale, e ve la dico con le pinze perché so che è un argomento che potrebbe causare errore e indignazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo documento programmatico, il DSM, quinta edizione, quindi parliamo di maggio 2013, ha annoverato la pedofilia tra gli orientamenti sessuali. Attenzione, attenzione. Io che sono uno che prima di fare critiche va a leggersi quello che c'è scritto per verificare se la traduzione è esatta o meno. Avete mai conosciuto o vi è mai capitato personalmente, sia ai ragazzi sia alle ragazze, di innamorarvi di una persona più grande di voi di molti anni? Allora, se la traduzione letterale di un orientamento può essere questo, è evidente che dobbiamo sempre considerare un elemento tra persone consenzienti adulte. Ovviamente escludo categoricamente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità volesse dire altro. Ovviamente chi stabilisce cosa è normale o non è normale in una determinata società?
In questo caso una delle istituzioni più importanti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sede, guarda caso, negli Stati Uniti. Vi dice qualcosa questo? Forse chi detiene il potere economico ha anche la forza di decidere ciò che è normale da ciò che socialmente rientra nella devianza? E lascio un interrogativo, perché su questo ci torniamo. Quindi, definito l'orientamento, la zoofilia, lo potremmo mai definire un orientamento? Mi rifiuto categoricamente. Quindi è chiaro che in una visione ampia della realtà, con tutti gli sforzi di liberarsi da condizionamenti, da definizioni, è chiaro che c'è una necessità di circoscrivere entro determinati limiti ciò che può risultare un orientamento sessuale. È chiaro che a volte questi limiti vengono compressi quando l'unico orientamento sessuale riconosciuto è quello eterosessuale, talvolta vengono estesi quando si cerca di far entrare tutto nel concetto di orientamento sessuale. Ma questa benedetta identità di genere cos'è, se l'orientamento è ciò verso cui io rivolgo le attenzioni? L'identità di genere è ciò che io mi sento di essere. Allora, perché l'omosessualità non necessariamente può annoverarsi come un qualcosa che è afferente all'identità di genere? Perché io da omosessuale mi identifico nel maschile. Mi identifico nel maschile con le pinze, nel senso che, buonasera, quando dico mi identifico col maschile, mi identifico con la mia idea di maschile, perché poi dobbiamo vedere cos'è il maschile per la società. Quindi l'omosessualità, che la società eterosessista declinata al maschile alias patriarcato, come costruisce l'identità omosessuale? La costruisce come la percepisco io, cioè io mi sento maschio, e quindi l'omosessualità è una, rientra nelle maschilità, l'omosessualità maschile stiamo parlando, attenzione. La società invece come costruisce l'identità? La costruisce attraverso un processo complementare rispetto all'identità maschile, laddove all'omosessuale vengono attribuite tutte quelle caratteristiche di ruolo che non appartengono all'essere maschio. Quindi per la società, in ultima istanza, il gay deve essere da manuale una persona, facciamo l'elenco, effeminato, scriviamo, effeminata, perché adesso parleremo anche di quella femminile. Non ho escluso quella femminile. No, io sono arrivata in ritardo, per cui nessuno. Poi, com'è? No, ma proprio come. Stiamo parlando degli stereotipi. Stereotipo curato. Anche se quella moda. Curato. Fashion si può dire. Fashion. Beh, sì, come stereotipo. È creativo pure. Non ho detto niente. Io dico le parole in inglese. Sì, creatività. Ci sono delle professioni tipicamente attribuibili ad un gay? Certo, il parrucchiere, il ballerino, anche l'architetto, perché deve creare. È ovvio, no? No. C'è il dentista, deve essere più cruento perché deve tirare il dente, perché ci vuole una certa plastilista, sicuramente. Crea. Passiamo
alla costruzione dell'identità e dell'omosessualità femminile, la contento in maniera completa, no, nel senso che è prevista. È prevista. Quando si parla di sessualità si parla sempre al maschile. Assolutamente, perché c'è un anche nella allora, ci sono, rispetto all'omosessualità femminile c'è un atteggiamento duplice che è veramente sintomatico, perché che succede? L'omosessualità femminile alla stregua di quella maschile viene sempre costruita dalla società in maniera complementare. Quindi una lesbica è sostanzialmente ciò che non è una vera donna. Quindi quali sono le caratteristiche? Mascolina, aggressiva, violenta, odia gli uomini. Un'altra affermazione, camionista, cioè nella sintesi estrema della descrizione di una lesbica, è una camionista, che è proprio queste due immagini vengono utilizzate, o la camionista o lo scaricatore di porto, quindi che rappresentano proprio il massimo della connotazione maschilista negata. Però qual è il problema rispetto all'omosessualità femminile? Il primo è esattamente quello che diceva lei, il disconoscimento, così come per le donne, di una sessualità. E questo in che misura avviene? Siete pochi ragazzi, però non lo so se rientrate nella casistica, ma diciamo che una delle fantasie dei maschi eterosessuali è quella di andare a letto con due donne, possibilmente gli uomini devono rispondere a questo quesito. Sto dicendo un'eresia? No, no. Facciamo rispondere agli uomini. Una cosa è vera. In questo. In questo. No, è la terza lesbica. Innanzitutto la negazione di una sessualità, perché nonostante una persona si definisca lesbica, nell'immaginario maschile, siccome non viene riconosciuto il diritto all'esercizio di una sessualità, io ci provo, perché chiaramente non è possibile che è così, perché se io utilizzo le mie forti armi di seduzione, lei cadrà in questa trappola, cambierà orientamento, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che c'è una violenza nei confronti delle donne che assume una valenza diversa rispetto a quella degli uomini, e mi spiego meglio. Se una donna lesbica, anziché rientrare nella fattispecie camionista che abbiamo descritto prima, è una donna che comunque riveste dei tratti tipici della femminilità, quindi non è riconoscibile, non è identificabile, se due donne lesbiche o due donne eterosessuali si prendono per mano nel centro commerciale Metropolis, vi garantisco che se rientrano in questa fattispecie non identificabile, è evidente che questo comportamento è socialmente accettato, perché rientra in quella logica che consente a due donne di andare mano nella mano in un centro commerciale. Che succede se lo fanno due omosessuali maschi? Sono discriminati, perché danno un'immagine. Immaginate due ragazzi eterosessuali che dicono: vabbè, andiamo, mi accompagni in bagno. Non si è mai. A costo di avere il naso rotto, sta svenendo, accompagnami in bagno. No, preferisco morire. Quindi anche nel processo di identificazione sociale subentrano dei meccanismi differenti.
E quindi anche per le donne omosessuali ci sono da un lato le discriminazioni tipiche dell'essere donna, quindi il non riconoscimento di una sessualità, dall'altro ci sono le discriminazioni tipiche dell'essere parte del mondo LGBT, quindi gay, lesbo, trans, transgender, bisessuale, e quindi di dover subire la discriminazione in quanto tale. Definita anche l'omosessualità femminile, adesso arriviamo finalmente a capire cos'è un transgender. Se l'identità di genere è legata strettamente ai ruoli sociali, dove facendo la fotografia di una determinata società in un determinato spazio e in un determinato periodo storico, quindi per quello che vi dicevo prima non sono definizioni universali, ma noi possiamo parlare di ciò che conosciamo adesso in questo dato momento, i ruoli sociali prevedono che una donna in questa società debba ricoprire determinate attribuzioni di ruolo e quindi, diciamo, forse nelle nuove generazioni non è così, ma pensiamo alle nostre nonne, doveva cucinare, doveva occuparsi della cura dei figli, l'uomo doveva lavorare, erano ruoli molto rigidi. Il transgender è la persona che va al di là dei ruoli di genere e non si identifica nel ruolo del maschile o del femminile, di genere. Quindi potenzialmente anche una donna emancipata può definirsi transgender nella misura in cui la sua identità, ovvero il modo in cui percepisce il proprio essere, non è in linea con quelle che sono le aspettative di ruolo previste dalla società. Scusi, ma allora quando Vladimir Luxuria fa l'operazione e continua a definirsi transgender è un errore, perché si identifica come un essere femminile, a detta sua, nel senso. Lei si può anche identificare come un essere femminile, però non ha mai. Lei ha sempre fatto battaglie contro i ruoli di genere, quindi è una di quelle che proprio di transgender ne ha iniziato a parlare per prima. Ovviamente in questo processo di transizione, sai cosa succede a volte? Il processo di transizione per molti transgender e anche per molti transessuali passa da riconoscere prima se stessi come omosessuali in una prima fase e poi in un secondo momento si rendono conto che c'è questo processo che li porta in realtà non a mettere in dubbio l'oggetto verso il quale rivolgere un'attenzione di natura sentimentale o di attrazione, ma mettono in discussione la percezione di se stessi. Tant'è vero che la componente orientamento sessuale e la componente identità di genere si possono incrociare in una tabella immaginaria, dove può succedere che una persona da donna diventa uomo per stare con un altro uomo, per stare con un'altra donna, o viceversa, cioè un uomo diventa donna per fare o per rivolgere attenzioni verso un sesso piuttosto che un altro. Quindi l'identità è una cosa personale di percezione di sé che poco ha a che fare con l'orientamento, perché questo riguarda solo la persona verso la quale dirigi le tue attenzioni. Quindi attenzione a non confondere i due concetti, che spesso vengono considerati sovrapposti, ma non lo sono assolutamente, perché attengono a sfere del tutto differenti. Quindi quando parliamo di orientamento parliamo di, ripeto nuovamente, della persona verso la quale rivolgo
il mio interesse in termini di attrazione e amore, l'identità è come io mi percepisco. In questi meccanismi cosa succede quando una persona non è in linea con le aspettative sociali? Succede che la società, che ha sempre bisogno di attuare processi di inclusione da un lato, attua contestualmente dei processi di esclusione rispetto a chi non è in linea con quelle che sono le aspettative sociali. Quindi parliamo di fenomeni come l'omofobia e la transfobia. Cosa sono questi due concetti? Qualcuno mi sa declinare che cos'è l'omofobia? La paura verso gli omosessuali. Quindi paura. Avversione. Sì, cambiamo foglio, in effetti. Anche la violenza a volte. Quindi paura, avversione, violenza. Paura, odio. Odio, violenza. Ostilità. Già ostilità mi piace. Mi piace. I razzi, l'ignoranza, cioè non conoscere una determinata realtà che porta a provare, tra virgolette, paura che poi genera violenza e quant'altro. Ignoranza. Allora, cos'è una fobia? Una paura. Pensiamo alla claustrofobia, la paura dei luoghi chiusi. Cosa fa una persona claustrofobica? Eviti i luoghi chiusi. Vi risulta che una persona omofobica eviti gli omosessuali? No. Ma assolutamente no. Anzi, direi che a volte li va proprio a ricercare. Quindi diciamo che impropriamente si utilizza il termine fobia, oramai è entrato nel linguaggio comune, ma rientra sempre in quelle forme di eterosessismo che escludono ciò che non rientra nei concetti del socialmente accettabile. Ovviamente molti erroneamente associano l'omofobia agli atti proprio estremi, quindi la violenza fisica o l'uccisione. In realtà tutto ciò che va dallo scherno alla derisione, ad additare una persona perché nemmeno perché è omosessuale, attenzione, nemmeno perché è omosessuale, perché si pensa che possa esserlo per le attribuzioni di ruolo complementari, per come vi spiegavo prima. Quindi anche un eterosessuale che poco a poco si cura un po' di più rispetto a quello che può essere la, tra virgolette, norma, io lo utilizzo sempre virgolettato perché la norma non esiste o è socialmente costruita, è più corretto dire. Allora, tutti coloro che svolgono queste azioni, dai piccoli gesti fino alla violenza fisica, fino all'uccisione, rientrano tra le persone omofobe, ok? La transfobia è la stessa e identica cosa, solo che è rivolta verso le persone transgender. Quindi, in una società dove il potere è tuttora detenuto dal patriarcato, dove la normalità è dettata da una mentalità eterosessista maschilista, tutto ciò che si discosta da questo modello socialmente accettato altro non è che esclusione sociale e diventa oggetto di stigma sociale e discriminazione. Ok? Un altro aspetto che è interessante, sul quale è interessante interrogarsi, è la genesi dell'omosessualità, perché anche questo è un argomento ampiamente dibattuto.
esistono varie idee sul perché una persona è omosessuale. Ci sono quelle che vengono raggruppate sotto il nome di teorie genetiste. È un fattore genetico. Ci sarà il gene X che nel momento in cui è stato replicato nel DNA, guarda caso, è stato replicato male, c'è stato un problema a livello genetico. Poi vedremo se può essere una teoria attendibile o meno. Abbiamo quelle che lo considerano una malattia mentale, quindi da curare. Qualcuno, che poi vi racconto un aneddoto invece carino che esula un po' dalla lezione, ma mi viene da ridere quando ci penso, nelle varie cause. Poi c'è il concetto di omosessualità come costruzione sociale, il concetto di scelta. Questo a volte manda in tilt gli stessi omosessuali che fraintendono il termine scelta pensando, dice, ma io non ho scelto nulla. Allora io li faccio riflettere, dico, guarda, abbiamo detto che è un orientamento sessuale, io l'orientamento sessuale sapete come me lo immagino? Come se una persona avesse una bussola e nella propria vita questa bussola cerca una direzione, ok? Se è vero questo, le componenti che incidono sono di svariata natura, escludendo le componenti di natura genetica, perché spostare il problema dalla psichiatria alla genetica significa semplicemente dire che anziché una malattia mentale è un'aberrazione di origine genetica. Però il tema malattia resta comunque presente, quindi in ultima istanza sarebbe sufficiente che ci siano delle persone, degli studiosi che individuano il gene, lo isolano, allora possono eliminare l'omosessualità perché se è genetica può essere curata geneticamente anziché farsi curare dalla psichiatria, quindi depurare tra virgolette la popolazione eliminando questo gene e risolvendo il problema alla radice. È evidente che la verità è che l'omosessualità è una scelta nella misura in cui tu vivi la tua vita, e non credo nemmeno alla teoria del trauma, perché tutto ciò che vuole, partendo da Freud, cerca di spiegare tutto in termini del complesso di Edipo, di una non risoluzione col ruolo genitoriale, io lo escludo perché dalle statistiche e dalle ricerche effettuate è emerso, io posso dire di aver avuto un'infanzia serenissima, di avere un rapporto splendido con i miei genitori e comunque di essere omosessuale da sempre. Ovviamente ciò che varia è la consapevolezza, perché mentre io che da sempre sono stata una persona testarda, lo ero già a 4 anni quando mi imponevo sui miei genitori, ho avuto la fortuna di arrivare a comprendere il mio orientamento in un'età abbastanza diciamo nella fase preadolescenziale addirittura, ovviamente elaborandola poi durante l'adolescenza e acquisendone consapevolezza e un'accettazione di me in una fase diciamo adulta, è evidente che ci sono persone che vivono in dei contesti familiari che non sono contesti che aprono alle riflessioni sul tema della sessualità in genere, perché io farei anche una regressione e mi interrogherei su un problema che è a monte di tutto, al di là delle dinamiche del potere, quindi di come ciò che è giusto e sbagliato venga dettato da chi riveste ruoli istituzionali e di potere, che purtroppo ad oggi in Italia sono rivestiti ancora da una forte componente maschile, quindi sono quegli spazi dove i valori della maschilità entrano in gioco e continuano a diventare proprio terreno fertile per dove trovano ampio sviluppo. Un altro problema a monte è proprio quello della sessualità,
ancora viviamo in un paese dove la sessualità è considerata qualcosa di peccaminoso. Questo condiziona a monte non solo gli omosessuali, che in quanto tali vengono visti come perversi, perché è contro natura, è contro natura. Ma cos'è la natura? Chi stabilisce cos'è naturale? Chi lo deve? Ma anche gli eterosessuali vivono questo problema, perché soprattutto le donne, io penso alle nostre nonne, ma anche alle nostre madri. Pensate minimamente che in un rapporto di coppia, quindi non tra amanti, in quello che molti definiscono la cellula fondamentale della società, ovvero la famiglia, una donna abbia mai avuto la reale libertà di considerarsi un corpo sessuato e in quanto tale avere il diritto all'interno del rapporto di coppia di vivere la sessualità col proprio partner di una vita, quindi nella massima dimensione dell'intimità in maniera libera? No. Sì. No, perché a parte veramente delle eccezioni, comunque il frutto di un processo di emancipazione, purtroppo ci sono delle realtà in cui ancora la sessualità viene vissuta come un tabù. Allora, fin quando andrà avanti un concetto di questo tipo, purtroppo, e dico purtroppo, alimentato dalla Chiesa Cattolica, è evidente che tutto ciò che ruota rispetto al concetto proprio di autodeterminazione dell'individuo, noi abbiamo parlato di categorie, di omosessuali, di eterosessuali, di bisessuali, ma in realtà quello che c'è dietro a queste sigle è la persona, è il singolo individuo. Quindi noi cerchiamo di ricordare le categorie, ma quando noi andiamo a riempire quelle categorie, no? Dobbiamo fare molta attenzione, perché è pericoloso nel momento in cui si cerca di riconoscere una categoria, il rischio che a quella categoria si possono attribuire delle caratteristiche, e questo è tanto vero quanto c'è un tema a me molto caro, che io ne parlo sempre, vengo odiato dalla comunità omosessuale e continuo a parlarne fino alla noia, perché deve essere questa lezione deve essere una lezione di verità. Io non voglio dare una mistificazione dell'omosessualità come di qualcosa che debba essere elevata verso una dimensione spirituale rispetto all'eterosessualità. Cos'è l'omofobia interiorizzata? O internalizzata, come qualcuno la chiama. Siamo veramente sicuri che quello che avviene nella società non venga in qualche modo replicato all'interno del gruppo di riferimento degli omosessuali? Siamo sicuri che il gruppo all'interno non attui quegli stessi processi di esclusione che vengono adottati all'interno della società tout court definita? Tempo fa fecimo una manifestazione all'università che si chiamava "Libera te stesso, anche se sei etero, ti vogliamo bene lo stesso". Fu una manifestazione provocatoria dove attraversammo tutto il ponte Bucci dall'inizio fino alla fine, con il rettore che all'epoca tagliò il nastro della manifestazione. Abbiamo sempre per fortuna avuto in ambito universitario dei rapporti splendidi grazie al forte lavoro del Centro di Women Studies, del Comitato Pari Opportunità, dello Sportello Pari Opportunità. Quindi anche in questo terreno qualche componente della comunità gay disse: ma come la dobbiamo organizzare questa manifestazione? Bisogna essere sobri. Ed io mi chiedevo, dico, scusate un attimo,
In una manifestazione dal titolo Libera te stesso, cioè libera te stesso, mi spiegate il concetto di sobrietà come lo intendete? Pensate che mettendo una divisa a quelli che andremo a fare il corteo, quindi sobrietà che significa? Ci vestiamo tutti di nero forse? Cioè, io provavo ad immaginare di capire che significasse non farsi notare troppo, quindi evitare il boa, perché era un problema. Ma avremmo fatto la manifestazione, dovevamo fare la manifestazione forse con i tacchi a spillo o senza tacchi a spillo. Io l'avevo immaginato come una manifestazione dove ognuno, proprio perché si chiamava libera te stesso, doveva avere quella libertà di partecipare alla manifestazione, per l'appunto, nella massima libertà di autorappresentazione di se stesso. Perché questo? Perché se una persona è effeminata, se un gay è effeminato o una lesbica è mascolina, mica quel gay decide una mattina di punto in bianco di dire vabbè, stamattina quando sto in una posa statica mi metto così, la posizione della teiera o della zuccheriera a seconda. O una lesbica mascolina si mette i pantaloni col cavallo basso e inizia a muoversi in un modo che richiama il modo di muoversi di un maschio. Questo è una modalità con la quale l'individuo autorappresenta se stesso, e quindi nel momento in cui una persona omosessuale rifiuta un altro omosessuale perché non veste quei panni sobri, virgola, socialmente accettati, evidentemente anche all'interno di quel gruppo esiste una norma ed esiste la devianza. La devianza che nel momento in cui diventa stigma è discriminazione. Perché nel momento in cui tu senti persone che dicono no, io con quello non ci esco perché è effeminato, ma tu sei gay? Ah, ma che vuol dire? Allora là ti rendi conto che effettivamente gli omosessuali mica sono stati socializzati su un'isola deserta, ma sono stati socializzati in quella stessa società dove l'omosessualità maschile e femminile è stata sempre declinata in un'accezione negativa, pertanto è evidente che hanno così interiorizzato quei disvalori che decostruirli diventa un problema anche per l'omosessuale stesso. Perché non è che uno... come costruisci la tua identità? Per imitazione, per confronto, in base alle esperienze, alla rete delle persone significative che frequenti. Quindi è evidente che se tu hai la fortuna di crescere in un clima accogliente, hai la possibilità di sviluppare te stesso in maniera accogliente, ma quando lotti con famiglie che non accettano, con amici che non accettano, sul lavoro non ti accettano, è evidente che ti autoconvinci effettivamente di essere una persona sbagliata e quindi cerchi di vestire dei panni socialmente accettati che evitano il processo di esclusione sociale. Questi sono degli aspetti sui quali vi invito a riflettere, perché fanno capire perché in Italia, nonostante esista un'associazione che si chiama Arcigay, di cui ho fatto degnamente parte, e milita dal 1980, in Italia le cose non cambiano. E poi, non so se ancora abbiamo il tempo per parlare anche delle strategie, non so se le strategie poste in essere per cambiare lo status quo siano state delle strategie efficaci o delle strategie fallimentari. A mio avviso, se i risultati sono quelli attuali, è evidente che 30 anni di associazionismo hanno portato ancora ad avere un progetto di legge sull'omofobia che reputo a dir poco vergognoso, e vi spiego perché. Non so se lo conoscete, l'ultimo progetto di legge. No, quello sull'omofobia, qualcuno di voi ne ha conoscenza? La Littizzetto lo ha nella sua interpretazione magistrale
declinato in maniera chiara, dicendo: se ti aggredisce un singolo, tu lo puoi denunciare. Se ad aggredirti sono in gruppo, siccome sulla bilancia ci sono due valori, da un lato il rispetto della persona e della dignità della persona omosessuale, dall'altro la libertà di pensiero e di opinione, quindi se ti aggrediscono in gruppo e loro fanno parte di una qualunque altra associazione che per statuto ha dei valori che vanno in contrasto con quelli di accettazione, integrazione delle persone omosessuali, allora in quel caso il diritto di libertà di opinione diventa legittimo. E qua io dico: il diritto ad autorappresentare se stessi, secondo voi che tipo di diritto è? Ve lo siete mai chiesti? Vi rimando alle nozioni di diritto pubblico. Che tipo di diritto è? Tra quali diritti rientra? Fondamentali. Violabili. È un diritto civile? Allora, la stragrande maggioranza di coloro i quali fanno azione contro lo status quo continua a parlare tanto per i diritti delle persone omosessuali, quanto per i razzisti, quanto per i diritti delle donne e dei diritti civili. Dalle mie nozioni di diritto pubblico mi risulta che civile si acquisisce con lo status di cittadinanza, quindi di cittadino, quindi con la maggiore età. Forse dovrebbe essere un diritto umano, forse, perché si acquisisce dalla nascita, quindi nel momento in cui una persona nasce è un individuo, è una persona in quanto tale, e in quanto tale ha dei diritti e anche dei doveri. Quindi iniziamo a fare chiarezza su questo. Io poi credo alla forza delle parole, perché anche sbagliare i termini non è soltanto una questione di conoscenza, ma le parole a volte possono uccidere. Pensate ai suicidi tra i giovani. Ci sono stati dei casi atroci negli ultimi tempi. C'è un dossier omofobia che io vi invito ad acquisire, perché si trova, basta digitare su Google dossier omofobia e c'è un elenco di tutte le casistiche di omofobia. Qual è il problema? In molti casi non solo l'omosessuale non accettato si uccide, ma in alcuni casi la famiglia che ha, non ce ne eravamo accorti, legittimo per carità, ma è possibile che in tutti i casi non se ne erano mai accorti, continuano talvolta ad uccidere il ragazzo una seconda volta nel momento in cui disconoscono l'omosessualità del figlio anche dopo la morte. Perché il processo di accettazione di una persona omosessuale è così delicato che non è un automatismo. Io quando mi sono dichiarato, l'ho detto prima a mio padre e a mia madre, l'ho detto dopo 7 anni, rappresentando forse una delle eccezioni, perché confrontandomi spesso sento persone che dicono: ma guarda, in genere la madre riesce ad accettare di più questo aspetto. Eppure io mi reputo fortunato, perché nel momento in cui è una famiglia alle spalle, tu attui un passaggio fondamentale, perché passi da omosessuale a gay. Che differenza c'è? L'omosessuale è quello che ci siamo detti prima. Il gay è una persona che prende consapevolezza di sé e sposta la battaglia da una dimensione privata ad una dimensione pubblica. Vorrei una società in cui non fosse necessario dover parlare del mio orientamento sessuale, perché sarebbe una società accogliente dove io non avrei la necessità, perché gli eterosessuali hanno bisogno di dover
ribadirlo in qualche modo, non mi risulta. Invece nel momento in cui diventa una rivendicazione è perché bisogna fare chiarezza su concetti che qualcuno cerca di veicolare in maniera distorta, perché fa comodo che vengano veicolate in maniera distorta. Quindi le strategie sono, punto primo, chiamare le cose col proprio nome. E anche rispetto al termine omosessualità lo cancellerei e ne utilizzerei un altro che è ancora più corretto. Dobbiamo imparare a parlare di omoaffettività, perché altrimenti la dimensione dell'affettività continua a passare in secondo piano. E non è così, perché nel momento in cui due persone omosessuali che stanno insieme per tutta una serie di vicissitudini si lasciano, se fossero relazioni di serie B dove l'affettività non entrerebbe in gioco, sarebbe sufficiente prendere un taccuino, dire vabbè, passiamo al prossimo, mettiamo una croce, passiamo al prossimo. Evidentemente questa attribuzione di perversione che la società cerca di fare nei nostri confronti non trova riscontro nelle realtà effettive. Quindi non parliamo più di omosessualità, ma iniziamo a parlare di omoaffettività. Iniziamo a dire che il diritto ad essere se stessi rientra nella sfera dei diritti soggettivi della persona, quindi che si acquisiscono dalla nascita, esulano dallo status di cittadini. Ma quando andiamo a parlare delle strategie da porre in essere, io rifuggo la logica della coperta corta, perché è un altro errore che si fa, ed è stato uno dei motivi che mi ha convinto ad abbandonare Arcigay e ad entrare in questa associazione che si chiama Certi Diritti. È stato proprio quello, che ogni associazione che tutela una categoria che si colloca socialmente come minoranza tende a fare dei processi di assimilazione al potere. Quindi che significa? Io quando sento parlare di lobby, addirittura qualcuno parlò e mi viene da ridere quando sento nella Chiesa Cattolica c'è la lobby gay. Ma siamo davvero così potenti? Siamo davvero così collocati? Allora, se fossimo così potenti, se fossimo una lobby, questo processo di lobbying dovrebbe portare ad un cambiamento dello status quo. Evidentemente i diritti hanno un costo sociale, ok? Però nel momento in cui la matrice del problema è identica, pensiamo alle donne, pensiamo al razzismo, pensiamo all'omofobia, è evidente che solo in una visione di discriminazione plurale si possono porre in essere delle strategie che effettivamente possano diventare foriere del cambiamento. Perché? Perché quella famosa famiglia tradizionale di cui si parla, che oramai è semplicemente qualcosa da manuale, perché sfido io a declinarla la famiglia tradizionale e a riempirla di contenuti, altro non è stato che nel patriarcato, e purtroppo il patriarcato che ancora esiste, un luogo dove il potere maschile per secoli si è perpetrato, così come in tutte quelle istituzioni panottiche dove pensiamo alle forze dell'ordine, pensiamo al mondo del calcio. Ma davvero vogliamo credere che non esistono omosessuali nelle forze dell'ordine? E allora perché in Italia da 5 anni esiste un'associazione che si chiama Polis Aperta, che è composta da omosessuali appartenenti alle forze dell'ordine? Perché fa comodo che in queste istituzioni non entri l'idea di diversità? Perché sono proprio quei luoghi tipicamente maschili dove la forza del valore della virilità viene alimentata con una potenza esponenziale. Passiamo allo sport. Leggo e continuo a leggere articoli dove, quando vengono intervistati i calciatori piuttosto che i dirigenti tecnici piuttosto che gli allenatori, senti: no, è impossibile,
un calciatore gay. Come? Se tirare un calcio a un pallone e farlo entrare in una porta sia appannaggio solo degli eterosessuali. Perché un gay non riesce a tirare un calcio ad un pallone per caso? Cosa glielo impedisce? Non può diventare un bravo calciatore? Allora, siccome siamo in una lezione universitaria e non siamo in un programma di gossip, ovviamente non mi astengo da fare piacevoli elencazioni di nomi di calciatori omosessuali anche in Serie A. Posso semplicemente limitarmi alle mie esperienze personali e dire che nel mio curriculum vita personale vanto relazioni con giocatori di basket, pallavolo, rugby e anche calcio dilettantistico. Sarò un'eccezione. Sarò un'eccezione. Allora, perché c'è bisogno di blindare il potere? Perché c'è bisogno di chiudere queste sorte di caste privilegiate? Perché? Perché verrebbe a crollare un aspetto che Bauman, che è il mio sociologo preferito, ha spiegato in un modo abbastanza chiaro. Prima, nella società fordista della produzione di massa, l'uomo, per essere uomo, doveva avere questo attributo, sana e robusta costituzione. Doveva essere un uomo capace di essere produttivo. Questa caratteristica era anche facilmente misurabile, perché nel momento in cui andava nelle fabbriche era produttivo, nel momento in cui entrava nell'esercito svolgeva le proprie mansioni. Adesso, in questa, nell'evoluzione sociale, nella costruzione del ruolo, il concetto di robusta costituzione ha ceduto il passo ad un concetto che porta il maschio a doversi ricollocare in una dimensione che si chiama forma fisica. Questo qua cosa genera? Genera che non è più necessario che l'uomo dimostri di essere forza lavoro, ma sicuramente deve avere delle attribuzioni che sono diventate più flessibili rispetto al concetto di robusta costituzione facilmente misurabile, ma che nello stesso tempo, se noi fotografiamo, io ho fatto sono stato studente di questa università, quindi ci sono da 20 anni, se io adesso vado a fare un giro nei luoghi di socializzazione, talvolta incorpo in ragazzi che dal punto di vista, diciamo, sociologico vengono definiti metrosexual. Un metrosexual? Ne avete mai sicura, no? Ne avete idea? Sono quelli che si mettono sempre la lampa, fanno sì, la lampa. Sì, sì, ho capito. Quelli che si curano molto nell'estetica, nel corpo, vero? Esatto. Ah. Quindi si fanno tutte le sopracciglia. Anche le aspettative di ruolo del maschile in realtà sono mutate rispetto al passato, perché noi stiamo dicendo che dobbiamo fare una fotografia di... che si fanno la pulizia del viso, ma saranno tutti omosessuali, no, lo so, quindi il concetto di cura del corpo è stato un concetto tipicamente femminile, adesso in questa attuale società, nelle nuove generazioni, è anche lecito che l'uomo si occupi della cura del corpo. Non per questo necessariamente dovendo essere identificato con
un orientamento ben specifico, quindi cambieranno i parametri, ma questo non significa che l'omofobia è scomparsa, non significa che la violenza contro le donne è scomparsa, ma che sono semplicemente cambiate le modalità con le quali il potere maschile si mimetizza. Io mi fermerei per il momento, perché poi vorrei lasciare, facciamo una pausa, vorrei aprire il dibattito, perché credo sia lo scopo, deve essere quello di fornire a voi la possibilità di comprendere. Quindi io ho cercato di tenere un filo, dopodiché ho da leggervi due cose e poi abbiamo terminato. Sì, adesso risponderò solo a codice Morse, perché è arrivato il momento che parlate voi un po' e poi vi devo leggere solo alcune cose, quindi vi faccio un invito proprio spassionato. Avete da questo lato adesso non un docente del corso, ma una persona, Federico. In realtà lo ero già prima, quindi, però adesso ve lo rimarco per dirvi che, siccome voglio, dopo le definizioni, dopo che ci siamo arrovellati il cervello per cercare di declinare alcuni concetti, che voi abbiate la possibilità di fare tutte le domande che reputate possano essere idonee a favorire la comprensione di che significa concretamente omosessualità, omofobia, transfobia e tutti annessi e connessi a questo tema. Perché io volutamente mi sono fermato a pochi concetti, ma è chiaro che ci sono altri aspetti da approfondire, ma vorrei che, piuttosto che farvi un'altra ora di lezione, che determinate sollecitazioni venissero dalla classe. Come abbiamo avuto un brillante valletto che ha gentilmente offerto il suo aiuto senza problemi. Vi propongo di essere altrettanto tranquilli, perché qua avete una persona, non un docente, ma una persona che vuole che le cose vengano affrontate in maniera chiara. Non dobbiamo uscire da qua, ripeto, con un'immagine idilliaca dell'omosessualità, che siamo tutti creativi, buoni, dolci, sensibili e quant'altro. Quindi, a voi la parola. Di tutto. Sono in fase di ascolto. Io non volevo fare una domanda, volevo fare una precisazione, perché ho quasi 50 anni, quindi diciamo, non mi sono mai creata questo problema, cioè, ho sempre avuto persone con amici con un orientamento, diciamo, sessuale diverso, cioè, quindi cioè, faccio difficoltà. Ti posso fare una provocazione? Sì. Tu sei mamma? Sì. Se avessi avuto un figlio omosessuale. Sì, io ho un figlio, Jacopo, che fa la terza media, non so ancora come si orienta omosessuale, io gli dico sempre che io sarò sempre la sua mamma, cioè glielo dico già adesso, voglio dire. Quando abbiamo parlato, le stavo dicendo prima che proprio dammi due giorni tu, fa, ti prego. Mi stavo dicendo prima che proprio due giorni fa, come rappresentante dei genitori in un consiglio di classe, si parlava proprio di queste tematiche, insomma, praticamente di questo modo di interpretare l'omosessualità come un'offesa, insomma, cose, eccetera, eccetera. Per cui io quando parlavo con lui, insomma, quando parlo con lui sono sempre molto tranquilla, cioè nel senso che affronterei. Sì, non nel senso che dice il figlio, se, no, era un po' questo, dice. Se, ma è evidente, no? È evidente che quello che dici, cioè, tu. Mi sarebbe, cioè, io siccome sono una persona che ha un vissuto, quindi so che. Non è che sono preoccupata per il fatto del suo orientamento sessuale o che sono stupita, sarei preoccupata per il fatto che sarebbe più difficile per lui stare al mondo, cioè nel senso in questo senso. Certo, no, vabbè, non è altri hanno altre possibilità.
preoccupazioni. Del tipo che ne pensa la gente. Pregiudizio, cioè io di questa non ne ho non ho una preoccupazione del genere. La mia preoccupazione è chi so che insomma, per lui diciamo che tuo figlio è un figlio fortunato ad avere una mamma che ragiona così, però ci sono stati casi in cui guarda, sto dicendo che quando si parlava ieri in questo consiglio di questa quando immagino dice no ma uno scherzo ma sì ma loro tra di loro ma così cioè veniva molto diciamo io nel mio processo di accettazione ti posso garantire che il fatto di aver avuto dei genitori che comunque in qualche modo hanno accettato il mio orientamento, mamma con qualche resistenza in più, dimostrandomi comunque sempre affetto e concretamente mettendosi a disposizione, per esempio quando il mio compagno è venuto a casa, ho dovuto preparare un po' il terreno, però poi nei fatti devo dire che si è comportato in maniera esemplare. Quindi alla fine ti rendi conto che in effetti il problema è che molti invece temono per il figlio, fin quando uno teme per com'è la società, io lo posso capire e comprendere, ma poi sta anche a come uno fa il coming out, cioè quando tu dichiari alle persone significative della tua vita il tuo orientamento. Io vengo da 10 anni di sportello di ascolto in Arcigay e ho sempre consigliato alle persone che hanno avuto il desiderio di fare il coming out, perché non è un passaggio obbligato, attenzione, ognuno decide di dichiarare il proprio orientamento tenendo ben presente qual è la famiglia che si trova di fronte, quali sono gli altri significativi. Quindi io non appartengo a quella categoria di omosessuali che reputa che una persona che non fa il coming out magari debba essere considerata una persona non coraggiosa, però nel momento in cui decide di farlo, il modo migliore di farlo è quello di far capire che se io soffro o se io gioisco, questo mio soffrire o mio gioire appartiene alla mia dimensione di essere umano. Se io sto bene col mio compagno, è una sensazione di benessere che è uguale a quello di due persone eterosessuali, di una coppia eterosessuale. Quindi a volte questa paura della società rischia di essere generata anche da come il coming out viene effettuato, da quali sono le modalità. Quindi nel momento in cui una persona decide di dichiararsi deve cercare di essere quanto più tranquilla possibile, perché in quel momento i ruoli un po' si invertono, perché quando tu sei una persona consapevole, se lo fai in una fase di consapevolezza della tua vita, ovviamente devi essere tu in un certo qual senso a rassicurare i tuoi genitori sul fatto che guarda, sono gay ma questo mi continua a far rimanere Federico, sostanzialmente non sono cambiato, ho la consapevolezza che la società non è accogliente, io sono tra quelli che non ha mai atteso che cadesse la manna dal cielo, non a caso dal 2000 sono militante in associazioni che si occupano di diritti LGBT, quindi ognuno in base alla propria esperienza dà il proprio contributo alla causa, e partendo proprio dalla famiglia, perché quando io ho detto che la famiglia è nello stesso tempo la cellula fondamentale della società, ma per molti versi diventa anche il luogo dove determinati valori o disvalori vengono perpetrati da un sistema che lo considera anche come un luogo di controllo dei figli in questo caso. Poi è chiaro che c'è un'evoluzione nel rapporto genitore-figlio, adesso ci sono genitori che rispetto a 20 anni fa hanno per fortuna degli strumenti che gli consentono di avere un'apertura rispetto al rapporto genitore-figlio diverso da quello del controllo che c'era un tempo, però non possiamo negare
che certi, diciamo, concetti, tra i quali l'accezione negativa di omosessualità, possono partire anche dalla famiglia. Quindi è chiaro che un omosessuale che ha la fortuna di avere genitori che ti accettano è una persona che è rassicurata da questo, perché poi alla fine, in fondo, cosa ti interessa se non l'opinione delle persone significative della tua vita? È chiaro che io, da persona adulta, mi rendo conto che, come dire, potrei non stare simpatico a tutti, a prescindere dall'orientamento. Quindi una persona mette in conto che la sua collocazione nella società non può essere una collocazione che lo porta alla piena accettazione da parte degli altri. Io avrei una domanda. Praticamente l'omosessualità non è stata da sempre considerata diversità, nel senso, nei tempi dei greci e dei romani era abbastanza normale all'interno della società comunque trovare persone omosessuali. Qual è stato il momento storico che ha capovolto completamente quest'idea? Il capovolgimento di quest'idea è avvenuto praticamente nel XIX secolo, quando qualcuno iniziò a teorizzare l'omosessualità come una malattia. Questo processo si portò avanti anche con degli aspetti controversi, perché paradossalmente, ritornando al concetto di sessualità in generale, nei primi del Novecento, sai quali erano le isole di turismo sessuale in Europa? Forse anche qualcosa più vicino a noi, come la Sicilia, Taormina, per caso. Qualcuno ha mai saputo che dal nord Europa scendevano in Sicilia perché veniva considerato un luogo di piena libertà sessuale? Ma come mi ricordava la vostra collega, la signora? Rosa Sicilia. Rosa. Isola Capo Rizzuto, dovete sapere che nel lontano 1979 fu il luogo dove si tenne il primo gay camping in Italia. Ovviamente recuperare anche una dimensione storica è importante, perché quando io dico che dobbiamo fotografare la realtà contestualizzandola nello spazio e nel tempo, intendo esattamente che alcuni cambiamenti sociali sono frutto comunque di cambiamenti nella società nel suo complesso, che poi si ripercuotono su tematiche specifiche. Evidentemente, se fu possibile il gay camping a Isola Capo Rizzuto nel 79, ciò fu possibile sull'ondata dei movimenti di emancipazione femminile, immagino, visto che tutto sommato non è una data così distante. Quindi la data di rottura è il XIX secolo. Poi ci sono stati tutta una serie di processi che hanno portato a decontestualizzare l'omosessualità dalle malattie mentali, come l'intervento dell'APA nel 73 e vent'anni dopo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che derubricò l'omosessualità dal DMS4, dal manuale diagnostico. Non a caso il 17 maggio di ogni anno si festeggia la giornata internazionale di lotta all'omofobia, proprio per commemorare questo episodio. Però tu richiamavi anche un aspetto, dici, perché questo non nella società greca era normale? E qua casca l'asino, perché nella società greca qual era il tipo di rapporto omosessuale normale? Qual era? Come si configurava? Esattamente. Quindi quella famosa
pedofilia che oggi ha assunto una connotazione negativa ampiamente condivisa, se assolutamente la riconduciamo a quell'orrore di violenza verso i bambini minori non consenzienti, nella società greca rientrava in un concetto di formazione all'interno di queste due istituzioni parallele che erano per gli uomini l'eteria e per la donna il tias, dove nel diventare uomo e nel diventare donna venivano trasferiti anche concetti di educazione sessuale, cosa che poi nelle società attuali sono completamente scomparse. L'educazione sessuale si limita all'autoapprendimento, anche se siamo ormai in un'epoca che definiamo moderna. Il diventa papari, è fondamentale. Cioè. Io le cose più interessanti di queste conoscenze le ho avute dalle mie amiche, che erano poco più grandi di me e che a loro volta avevano avuto confidenze da altre amiche. Credo che sia stata la strada. Io, per esempio, rispetto all'omosessualità, anche in epoca moderna, ho una linea di demarcazione che è il pre-avvento di internet e del web e il post. Io ho 39 anni. Durante la mia adolescenza, vivendo in un paese sperduto del Crotonese, Verzino, di appena 2500 anni, quando in quelle fasi di confronto adolescenziale iniziai a comprendere che il mio interesse era per gli uomini e non per le donne, e poi capii dopo che questo si chiamava omosessualità, quindi figuriamoci. Allora, quali sono state le modalità di autorappresentazione del mio essere gay? Quasi da autodidatta addirittura. Perché mentre nel caso dell'eterosessualità in un paese di 2500 abitanti evidentemente poteva valere questo discorso di acquisire queste informazioni da persone più grandi, nel mio caso io mi ricordo che timidamente nel Maurizio Costanzo Show delle 23:30 si iniziò timidamente a parlare di omosessualità, o nel programma che faceva Enzo Sampo su Rai 3, ma proprio timidamente e castamente. Da lì ad arrivare a costruire la mia identità dovetti aspettare di arrivare all'università, dove nel frattempo la tecnologia era andata avanti e quindi l'avvento di internet ha consentito. Adesso non c'è una soppopera, dico una, dove non c'è un personaggio gay, una, non ce n'è una dove non c'è. Ci sono i social network, se ne parla molto di più, quindi adesso è molto più semplice costruire la propria comprensione, la comprensione del proprio orientamento e di conseguenza rapportarsi al mondo. Per cui sono dei passaggi che vanno sempre contestualizzati ad una determinata epoca, che talvolta cambia anche nel giro di 20 anni, che sostanzialmente sono la differenza tra la mia generazione e quella giovanissima. Fare un'osservazione che poi ti tradurrà in una domanda. Sì. Ma qui non ci senti. Fatta la conferma. Sono convinta. Allora, intanto volevo esprimere una mia opinione personale, no? Rispetto alla tematica. Ne parlavo prima anche con le colleghe. Ritengo importante un aspetto. Si è parlato di omosessualità come manifestazione dell'orientamento sessuale e per ciò stesso
La sessualità ci rimanda ad un concetto di sfera privata e non di sfera pubblica. Ora mi chiedo come mai la scelta privata sessuale, che dovrebbe rimanere tale come dimensione anche interiorizzata di ognuno di noi, deve divenire oggetto di giudizio sociale, e se, volevo chiederle, nel corso del tempo ci sono state delle evoluzioni anche dal punto di vista delle battaglie associazionistiche di cui lei ci diceva è stato anche protagonista, tu ci dicevi sei stato protagonista in prima persona, se ci sono state delle evoluzioni in questo senso. Volevo ricollegare anche questa tematica ad un altro importantissimo tema di cui si dibatte tanto oggi, che è il riconoscimento di alcuni diritti, come per esempio le unioni matrimoniali, l'adozione dei figli, verso cui c'è anche tanta disinformazione secondo me, nei confronti dei quali si dovrebbero attivare delle battaglie non solo da parte delle persone, degli omosessuali, ma anche degli eterosessuali, perché il fatto, il diritto ad avere la paternità, quindi ad avere un bambino, non può essere negato per il fatto stesso di avere amore per una persona dello stesso sesso. Cioè, credo che tu abbia lo stesso diritto di essere padre, ovviamente se lo ritieni, rispetto a me che sono eterosessuale, ho certamente diritto ad essere mamma se vorrò fare questa scelta nella mia vita. Non vedo perché il tuo orientamento sessuale debba privarti di questo affetto, di questa cosa così importante e bella, qualora tu lo volessi, ovviamente. Allora, hai toccato un tema che io volutamente non avevo trattato precedentemente, perché volevo che fosse frutto di riflessioni da parte della classe. Io finora mi sono limitato a parlare di omofobia, quindi della condizione della persona omosessuale da single, senza affrontare il tema delle coppie. Qual è stata la storia e l'evoluzione? Durante l'epoca, la parentesi di governo di sinistra, ci fu un tentativo da parte delle organizzazioni di omosessuali, lesbiche, transgender e bisex, quindi LGBT, di sollecitare la legiferazione in tal senso, partendo dai Dico, ci sono stati i Didorè, tutta una serie di sigle che andavano sempre di più a svuotare di contenuto il concetto. Perché? Perché nel processo di mediazione, perché abbiamo detto sempre che le battaglie dei diritti sono frutto di un processo di mediazione, in questi disegni di legge venivano tutelati sempre meno diritti, che si limitavano esclusivamente a diritti di natura patrimoniale, come se il problema fosse solo ed esclusivamente quello dell'eredità. Timidamente in alcuni disegni di legge si parlava della reversibilità della pensione, che era quindi degli aspetti prettamente di natura previdenziale. In qualche altro caso si parlava di uno degli aspetti che in uno dei film di Özpetek, Saturno contro, credo che sia uno dei temi che mi genera un forte senso di sofferenza, che è quello dell'assistenza ospedaliera. In tutti questi tre ambiti, ma soprattutto in quello delle successioni e in quello dell'assistenza ospedaliera, ci sono stati dei casi reali in cui, se il partner riconosciuto si ammalava, tu entravi in un ospedale e non venivi riconosciuto come il compagno. Al più, dietro la buona coscienza del medico di turno, ti consentivano di entrare a far visita, ma questo è una cosa ben diversa dalla possibilità di entrare nella sfera decisionale di una persona che non è più capace di intendere e volere, e il cui partner in una unione che si chiama famiglia ha il potere e la facoltà di entrare in questa sfera così delicata di scelta. E secondariamente,
anche nelle questioni delle successioni c'è un aspetto. Ci sono stati casi di persone che hanno condiviso una vita insieme, poi il nipote del pronipote dello zio del parente lontano, che non ha mai avuto il minimo dell'interesse per questo zio omosessuale, si presenta in fase di spartizione dell'eredità. Due casi che mi generano un disgusto a dir poco colpevole, non ho altri termini. Per cui, quali sono i passaggi attuali? Noi come associazione Certi Diritti richiediamo e promuoviamo il matrimonio egualitario in primis, perché poi dobbiamo vedere che significa famiglia nella Costituzione italiana, e ve lo dirò fra un attimo. E proprio perché abbiamo un concetto libertario, il centro di iniziativa locale Certi Diritti Calabria si propone di effettuare battaglie anche per il riconoscimento delle unioni di fatto attraverso istituti non necessariamente riconducibili al matrimonio, perché questo deve rientrare nel libero arbitrio delle persone che devono scegliere se utilizzare il matrimonio come strumento o utilizzare altre forme di unioni che sono disconosciute anche per le coppie eterosessuali attualmente. Allora, questo per quanto riguarda il matrimonio e quindi il riconoscimento di diritti. Qual è l'equivoco rispetto alla tutela legislativa della famiglia nell'articolo 29? Ricordiamo la contestualizzazione storica. La Costituzione fu scritta dopo il periodo fascista, giusto? Cosa succedeva durante il fascismo? I figli venivano sottratti alle famiglie, venivano educati dal regime, e quindi il ruolo della famiglia dopo una certa età veniva messo da parte. Questo ovviamente ha causato come reazione una ricollocazione legislativa della famiglia in termini di tutela non esclusiva, come coloro i quali si fanno fautori della contrarietà all'estinzione del matrimonio vogliono lasciare intendere, ma una riserva rafforzata che giuridicamente è cosa diversa. Vari tentativi, vari disegni di legge, attualmente l'Italia è uno dei pochi paesi anche oltre l'Europa, perché fino anche in Sudafrica hanno riconosciuto le unioni, c'è una mappatura che veramente nei posti più impensabili l'Italia non ha ancora legiferato. Però c'è stata un'importante fallita la strada di aver sollecitato il potere legislativo in quella direzione, si è seguita una strada differente, che è stata quella di natura, chiamiamola, giudiziaria. Cosa è successo? Delle coppie hanno presentato richiesta presso le anagrafi dei propri comuni per veder riconosciuta la coppia. Il rifiuto ha creato un precedente che è stato l'appiglio giuridico per intentare un processo. In questo iter lungo, promosso da tutta una serie di associazioni, tra cui l'Arcighe, ma anche associazioni più specifiche che si occupano esclusivamente dell'aspetto legislativo, come mi viene in mente Rete Lenfort, che è una rete di avvocati, sono arrivati al grado di giudizio di legittimità espresso dalla, per certi versi, dalla Corte costituzionale per quanto riguarda la legittimità di alcuni articoli, per altri versi dalla Corte di Cassazione per altri casi. La sentenza più importante è stata quella di qualche anno fa della Corte Costituzionale,
sentenza di inammissibilità. Cosa dicevano i giudici? Dicevano che sostanzialmente è il potere legislativo che deve legiferare, perché in un sistema di divisione dei poteri come in Italia non può essere giustamente la Corte Costituzionale a supplire il ruolo del Parlamento o per provvedimenti urgenti del governo con i decreti legislativi. Però nel dichiarare l'inammissibilità, io vi invito a ricercarla e andarla a leggere, troverete che la Corte ha dato indicazioni su come intervenire, ha detto: guardate, vi piaccia o non vi piaccia, voi state sbagliando strategia perché insistete sull'articolo 29. Voi dovete essere riconosciuti invece alla base dell'articolo 2 e 3 della Costituzione, ove si parla di formazioni sociali, quindi la personalità dell'individuo si deve completare, si deve esprimere sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità. E cosa sono le unioni di fatto tra persone dello stesso sesso se non queste formazioni sociali sancite da una Costituzione che in Italia per questo tema e per molti altri rappresenta una delle Costituzioni più liberali d'Europa e anche del mondo, a tal punto che la Carta dei diritti umani acquisita dall'Unione Europea si è ispirata alla nostra Costituzione? Allora, il problema non è che non ci sono le norme, è che non c'è la volontà politica. Perché? Perché ci sono, da un lato, le resistenze di una politica che in Italia rappresenta veramente un'eccezione, è l'unico paese, o credo uno dei pochi, ed io non sono di nessun partito politico premetto, dove abbiamo una sinistra conservatrice di stampo cattolico. Credo che sia veramente un'eccezione. Dopodiché abbiamo un forte freno che è la Chiesa Cattolica, e non ce lo possiamo nascondere. Io da cattolico non sono ancora riuscito a comprendere qual è la posizione dell'attuale pontefice, perché nelle parole mi è parso di vedere un'apertura. Se vado a vedere quello che diceva da cardinale, non c'è un netto contrasto, quindi voglio augurarmi nell'interpretazione più favorevole alla causa che effettivamente si sia ricreduto rispetto al passato e presto inizierà a collocare il tema nella giusta dimensione, anche se la posizione della Chiesa è sempre stata una posizione di condanna all'atto e non alla persona, quindi ha sempre detto: fatelo, non ditelo, o in casi più estremi attuate la castità, come se giustamente loro ne sono l'esempio, giustamente. Quindi sia io, per esempio, anche il voto di castità che viene richiesto ai religiosi, credo che sia semplicemente una questione di opportunità economica per evitare che il patrimonio della Chiesa venga in qualche modo minato attraverso la distribuzione dei beni qualora un prete dovesse mettere su famiglia, perché credo che poi dovrebbe assumere delle responsabilità. Quindi tanta ipocrisia, e attualmente io non ho gli strumenti per poter prevedere il futuro, quindi mi fermo allo stato attuale. Di fatto parole, fatti pochi o forse nulli concreti. Quindi anche questo sarà un tema da approfondire. Noi come associazione Certi Diritti, in uno dei tanti progetti di promozione e animazione del territorio, abbiamo inoltrato per il tramite di uno dei componenti del direttivo della nostra associazione una lettera alle
diocesi impostate in termini di dialogo. Pare che di tutte le diocesi calabresi l'unica che ha risposto, poi attualmente ha dimostrato quanto meno un'apertura, tra l'altro nella lettera ci siamo presentate esplicitamente come associazione di tutela delle persone gay, lesbiche e transgender, quindi sapevano esattamente con chi avevano a che fare, è la diocesi di Oppido Mamertina Palmi. Quindi vedremo quello che succederà a livello locale. Triste. E credo che in Calabria, per la presenza sul territorio dell'andrangheta in alcune zone in maniera proprio dominante, renda un pessimo servizio a quelle persone omosessuali, siano maschi o femmine, che vogliono venire fuori lo scoperto. A me costa, essendo l'andrangheta una società assolutamente maschilista, a me costa una fatica, un dolore, una persona, e per non poter uscire allo scoperto, perché altrimenti sarebbe stata la vergogna della famiglia che apparteneva all'andrangheta, vivono in clandestinità lontano da casa propria, proprio perché non, anche l'andrangheta è un problema in più, è un limite in più alla loro vera identità. Rientriamo sempre in quel tipo di istituzioni nelle quali la mentalità maschilista, eterosessista è fortemente radicata, come mi ricorda, prima di prendermi un grosso cazziatore, la professoressa Vingelli, anche il problema dell'omofobia è trasversale, quindi non parlerei mai di subcultura mafiosa, però dico che evidentemente per il sistema valoriale che si danno credo che sia poco credibile rispetto proprio all'immaginario se una persona omosessuale magari effeminata va a riscuotere il pizzo. Io credo che uno dei problemi più gravi sia che quando si parla di omofobia si tende a dare rappresentazioni sicuramente reali, ma solo quelle più estreme e violente, quelle di cui sentiamo parlare magari in televisione, però non si parla dell'omofobia più diffusa, che poi è quella più subdola, che si concretizza magari in derisioni, prese in giro da parte del gruppo, magari anche da parte, soprattutto forse da parte di persone che dichiarano di non essere affatto omofobe. Quindi forse bisogna intervenire più sulle mentalità radicate e andarle a scardinare dal basso, magari anche sensibilizzando già i bambini nelle scuole, già all'età delle scuole elementari. Sono pienamente d'accordo con quello che dici, perché io tra le varie attività che ho svolto per un anno sono stato il responsabile nazionale culture in Arcigay e ho sempre sostenuto che sicuramente il problema sia dell'omofobia sia di tutte le forme di discriminazione, anche di tutela dei diritti delle coppie, debbano sicuramente anche passare da interventi di natura legislativa, ma il problema a monte è sempre culturale, perché altrimenti non si spiega come l'inasprimento di alcune pene per alcune tipologie di reato non abbia provocato in maniera ugualmente proporzionale una riduzione dei reati stessi. Quindi è evidente che il problema è di natura culturale, valoriale, e che deve essere decostruito quel disvalore all'interno della famiglia piuttosto che dei luoghi di apprendimento e socializzazione. Quindi l'università, forse nell'università è già tardi per poter intervenire, ma noi lo facciamo con una logica di moltiplicatore esponenziale, perché è evidente che una persona che esce da qui probabilmente può diventare un seme che produce degli effetti nel contesto di persone significative. Quindi, però è chiaro che il processo di apprendimento dei valori
riguarda un'età che qualcuno addirittura dice che avviene proprio nella fase dei primi anni dello sviluppo, quindi è evidente, però noi abbiamo anche delle difficoltà ad entrare nelle scuole, perché adesso con l'autonomia scolastica che succede? Che è una scelta del dirigente, quindi devi sperare che trovi un dirigente accogliente. Abbiamo fatto anche in passato, quando io ero in Arcighe, dei progetti, per esempio al liceo classico di Tropea, siamo stati al liceo classico a Vico, anche qui a Cosenza in un istituto che non mi ricordo qual era. Comunque resta sempre una scelta del dirigente, invece dovrebbe diventare qualcosa di organico che entra proprio nel piano formativo, anche perché noi lo facciamo da volontari, quindi alla fine non sono le risorse che mancano, è la volontà di chi dovrebbe portare questi temi. Io penso alla famosa ora di educazione civica, quanto era importante, quante cose si apprendevano in quell'ora, che adesso viene sempre marginalizzato, non so nemmeno se negli attuali percorsi formativi esiste o è stata completamente... diventa un'ora in più di storia e di geografia. Io vi volevo prima leggere delle cose e poi eventualmente lasciarvi spazio per altre domande, perché ho il timore che poi non so se riusciamo, se riesco a leggervele, e ci tengo. Una è una lettura che mi sono costretto, proprio tirandomi pizzicotti allo stomaco, di fare, e vi vorrei leggere solo l'introduzione di questo libro, Omosessualità tra scelta e sofferenza, conoscere per capire, capire per andare oltre, dove c'è un tentativo di classificare l'omosessualità. Io l'ho letto e mi sono fatto la mia idea, ve lo leggo, credo che anche voi vi farete la vostra. Nell'ambito dell'orientamento omosessuale è necessario distinguere la pulsione omosessuale percepita in modo relativamente chiaro dalla coscienza, è intesa come un'attrazione verso persone dello stesso sesso. La tendenza omosessuale, come concepita come inclinazione verso individui pari sesso, vissuto in modo permanente ma non agita nel comportamento con l'impegno degli organi genitali in atti sessuali veri e propri. L'omosessualità occasionale o episodica, dettata più che altro dalla mancanza di soggetti dell'altro sesso o da situazioni eccitanti procurate dall'uso di droghe o alcol, per un bisogno di sovrastimolazione sensoriale. Si trova sovente nelle carceri, in gruppi di marinai durante prolungate navigazioni, nei collegi, oppure anche in seguito a profonde delusioni sul coniuge, incapace di gratificare quelle esigenze affettive che invece vengono soddisfatte con individui pari sesso. L'omosessualità residuale non dà sempre luogo ad episodi di comportamento omosessuale, ma rappresenta un residuo adolescenziale. L'omosessualità sintomatica si presenta in alcune specifiche patologie mentali, quale ad esempio nell'esordio schizofrenico come alterazione profonda di tutta l'identità, nei disturbi borderline, accompagnata da altre manifestazioni di sessualità caotica, nel panico omosessuale, delle psicosi reattive brevi, in alcune forme di psicosi di natura organica, soprattutto disendocrina, con fenomeni di confusione. L'omosessualità agita e stabile, in cui il soggetto è ben cosciente delle proprie tendenze ed avverte verso gli individui pari sesso le stesse attrazioni sessuali che un soggetto eterosessuale può sperimentare per un individuo di sesso opposto, anzi per certi aspetti ancora con maggiore intensità e cogenza. Poi continua, dice: ci sono gli omosessuali distonici, sono persone che vivono in maniera conflittuale la loro condizione, non vorrebbero possedere questa tendenza, se ne vergognano,
la vivono clandestinamente. Questi soggetti chiedono aiuto e desiderano un supporto psicoterapeutico. Possono tuttavia trovare un compenso psicologico in qualche forma di inserimento sociale che consenta un agire utile e diserotizzato delle valenze omosessuali. Probabilmente sono la maggioranza silenziosa degli omosessuali. Poi abbiamo gli omosessuali ecosintonici. Cosa sono? Sanno bene, stanno bene nella loro condizione, accettano e praticano la loro omosessualità senza porsi particolari problemi. Sono così e basta. In questa categoria bisogna tuttavia distinguere due sottospecie. La varietà semplice. Cosa sono? Cos'è la varietà semplice? Presentano un iperadattamento alla situazione. Miti, dolci, disponibili, servizievoli, collaboranti. Non fanno difficoltà a trovare una collocazione sociale. Si fanno apprezzare anche se sovente subiscono pesanti derisioni. Frequentano altri omosessuali oppure rendono stabile e duratura la relazione con uno di essi. Quasi sempre, tuttavia, in queste forme di unione a coppia stabile esiste un patto chiaro in cui ciascuno permette all'altro di frequentare partners diversi, in particolare situazioni transitorie. E poi c'è l'ultima varietà che sono... mi fregio di appartenere a questa verità secondo la classificazione di questo libro. Io sarei, insieme a tutti gli altri ragazzi dell'associazione che militano, sarei la verità militante. Cosa siamo? Questi soggetti si propongono di difendere e di propagandare la loro omosessualità, sostenendone i diritti a venire riconosciuta dalle leggi dello Stato. Condizione omosessuale, unioni di coppia, devono avere riconoscimento giuridico e sociale. Si tratta dell'ideologia gay. La stessa classificazione che è la dobbiamo ridere. Cioè, io non mi sento una sottospecie, men che meno una categoria. Ho cercato di dare. E credo che soprattutto nel tentativo non tanto di definire la sottospecie militante che, per la quale insomma ha cercato di mantenere un profilo basso onde evitare che i militanti andassero a tirare fuori tutta la maschilità che in sé andassero a fare azioni conseguenziali, ma nel definire la specie precedente ha messo dentro tutti gli stereotipi di genere possibili e immaginabili, anche quelli positivi, perché io, siccome sottolineo che la discriminazione trae origine dal tentativo di categorizzare e chiudere queste categorie in delle caratteristiche del ruolo ben precise, mi indigno allo stesso modo quando ci vengono attribuite delle connotazioni negative, ma mi indigno altrettanto quando ci vengono attribuite delle connotazioni positive, perché la logica che sottende è identica. Quindi vi ho letto questo per darvi l'idea dei tentativi, ovviamente l'autore è di stampo clericale conservatore, Antonio Persico. Quindi, se volete approfondire i suoi scritti, potete. Bisogno di classificare sottospecie, sottogruppi. Qual è questo fatto di non comprendere la complessità? Perché, per esempio,
una cosa del genere su di essere, io non saprei a quale categoria potrei essere. Ma lo facciamo anche noi donne, quando ci classifichiamo diciamo che siamo creative, che siamo materne, che siamo questo, cioè tutti, secondo me lì è scritto un libro, però lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo tutti. Però se lo fai tu non lo fai con una, mi auguro, con una connotazione, cioè io penso che l'esperienza, il percorso che una persona omosessuale, io sai cosa ti posso far passare questo? Il percorso di accettazione delle persone omosessuali passa sicuramente attraverso un percorso, tra virgolette, di sofferenza o di consapevolezza, poi è soggettivo chiaramente, per cui non riesco nemmeno a fare questo tipo di generalizzazione, per cui c'è un termine che potrebbe essere identità gay. Però identità gay è un termine pericolosissimo. Perché? Perché quando lo vai a riempire, tenti di riempirlo di contenuti, due sono i risultati. Da un lato il processo può portarti ad un'estrema ratio a concludere che l'omosessualità è semplicemente con chi vai a letto, di chi ti innamori, stop. Nel momento in cui cerchi di dire però che ci sono delle caratteristiche che accomunano gli omosessuali al di là di queste sfere di affettività, erotismo, devi prendere questo tentativo di definire un'identità con le pinze, perché è chiaro che non è corretto nemmeno di parlare di sensibilità, comunque una comunanza di percorsi nell'accettazione della propria identità accomunano molti omosessuali, perché grosso modo il percorso del coming out, per quanto soggettivo possa essere, passa per dei tratti caratteristici che sicuramente avvicinano molti gay, ma da qui a dare delle attribuzioni di specificità nei caratteri osservati ci passa un abisso. Non so se sono riuscito. Diverso da quello che accade per le donne, perché nel momento in cui si cerca di definire una femminilità e si dice che la donna è femminile, si è fatto la stessa cosa che sta raccontando lei. Solo che secondo me sì, perché io vengono giudicati per quello che fanno, ma anche noi siamo giudicati per quello che facciamo, cioè se la persona cioè io lo esprimo, poi voi attaccatemi, però fatemene esprimere una cosa. Io in molti stereotipi femminili non mi ritrovo e mi sento in difficoltà perché non mi sento nemmeno maschile. Quindi secondo me c'è una considerazione della categoria sempre, che poi sia più o meno affine. Però sinceramente quando la gente si mette a dire che le donne sono complete, che le donne, allora faccio, non so se hai ascoltato prima la domanda. Come se vuoi. Allora dimmi, perché voglio vedere se attivate. No, forse ti conviene un po' prima rispondere. Allora, è evidente che quello che dici tu non è molto diverso da quello che è accaduto anche nella comunità gay nel tempo. Perché in una prima fase, tipo negli anni Ottanta, le battaglie si facevano attraverso manifestazioni come Gay Pride o attraverso anche un modo di vestire molto eccentrico, stile per intenderci Renato Zero, per darvi un modello, per semplificare e comprenderci, quindi con un atteggiamento di rottura, di forte rottura rispetto a quello che era lo stereotipo. Cosa è successo all'interno della comunità gay? Sai cosa sono i beer? Orsi. Cosa sono? Gli orsi sono
degli omosessuali, generalmente pelosi, in carne, che rivendicano un ritorno ad una dimensione di connotazione prettamente maschile. Allora, questi processi di definizione che portano poi, tra virgolette, a delle sottocategorie autolegittimate, non sono altro che il frutto di quello che parallelamente è capitato nel movimento femminista, e non è differente, perché io che abbraccio tutte le battaglie, perché ho detto che ragiono in una logica di discriminazione multipla, quindi la radice è la logica della rivendicazione della donna, è analoga proprio per come abbiamo costruito l'identità alla discriminazione nei confronti degli omosessuali. Da che cosa è passato? Da una prima fase in cui le donne storicamente hanno rivendicato la parità dei diritti per il tramite dell'assunzione di caratteristiche di ruolo tipicamente maschile, poi in una fase evolutiva, dopo questo momento di rottura, c'è stato il bisogno di recuperare anche la dimensione della femminilità, che sintetizzo brevemente dicendo: va bene, io voglio la parità, ma non rinuncio al mio essere donna. E quindi il ragionamento passa per questa analoga visione, per questo passaggio storico di cui dobbiamo tenere presente rispetto all'elaborazione. Come fatto? Quando io personalmente, secondo la mia visione, vedo donne che fanno battaglie per l'affermazione dei loro diritti, negando alla femminilità, ne capisco per certi versi il senso se colloco questo processo in una dimensione storica. Io penso che si può essere anche donne intelligenti pur avendo il peccato di essere belle, perché è diventato un peccato. Domanda. No, la mia più che una domanda è un mio pensiero, insomma. Io parto dal fatto delle strategie che si utilizzano per combattere quelli che la sociologia e altre scienze chiamano gli stereotipi, insomma, da iniettati nella società. Strategie che vengono definite da parte alcuni organismi dell'Unione Europea azioni positive per far sì che questo è un corso di donne, quindi azione positiva, mettere queste quote rosa, che poi è un'azione che, se non sbaglio, è provvisoria. Io ho in mente invece un'altra cosa. Io credo che quando si parla di questi temi qua, quindi combattere l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro e quant'altro, e non so, parlando del tema che oggi abbiamo affrontato, io credo che ci troviamo in un momento storico, io credo che ci troviamo alla fine di un momento storico, nel senso che se questi temi, questi argomenti vogliono essere oltrepassati, vogliono essere combattuti, dobbiamo entrare in un'altra dimensione, cioè bisogna parlarne, bisogna discuterne, non nei luoghi fatti fino ad oggi, cioè nei luoghi di potere, Parlamento e Unione Europea. No, credo che ci sia bisogno di un nuovo individuo, qualcuno lo chiama un oltre uomo, che oltrepassa i confini che oggi conosciamo noi, le tipiche democrazie. Qualcuno parlava di fine della democrazia e del fine dell'ultimo uomo. Io credo che siamo arrivati proprio alla fine dell'ultimo uomo. Quindi queste tematiche qua, se non saranno affrontate da coloro i quali saranno i portatori di un nuovo modo di pensare, e chi lo può fare adesso non lo so, però io credo che ci sono, mi vengono in mente i movimenti che stanno sui territori, che combattono tutti i giorni contro tutte le varie ingiustizie che ci sono e quant'altro. Quindi io credo che se non ci sia l'idea di oltrepassare, di pensare una volontà di potenza, esprimere la propria volontà di potenza, come lo fece ad esempio, che ne so, nel film di Arancia Meccanica, Alex mostrava una volontà di potenza, che non era soltanto, cioè, volontà di potenza, era
dimostrare il proprio io personale. Quindi se noi non arriviamo a questo stato, credo che ci sia enorme difficoltà ad eliminare questi stereotipi e luoghi comuni. Ci sono due aspetti da considerare in quello che Luci ha detto. È che effettivamente il Parlamento non è in grado di legiferare e soprattutto il governo non è in grado di porre in essere delle politiche nei più svariati ambiti. Dall'altro lato c'è però una statistica che è stata fatta dall'Istat, quindi un istituto abbastanza attendibile per l'elaborazione di queste tipologie di dati. Da questi studi cosa è emerso? Che la società è più avanti rispetto alle istituzioni, quindi si è perso quell'aspetto di democraticità delle istituzioni nella rappresentanza. Quindi se le azioni vengono talvolta fatte nelle sedi istituzionali è perché alcuni concetti sono più accettati nella società considerata tout court piuttosto che nelle sedi istituzionali. Poi è vero quello che dici tu quando parli del movimento, però noi su base locale, qua abbiamo il segretario dell'associazione Certi Diritti e abbiamo anche un componente del direttivo che si è occupato proprio di movimento, la difficoltà di fare una sintesi tra le varie istanze di associazioni LGBT in Calabria non ha prodotto alcun risultato, perché la mediazione passa sempre dal concetto di potere e ne dobbiamo prendere atto. Per questo io ti parlavo di strategie fallimentari. Allora una possibilità è quello di trattare il tema in termini di discriminazione multipla, quindi bypassando i settorialismi che non hanno più ragione di esistere e sradicando il problema alla radice con un'azione parallelamente prima culturale e poi legislativa, perché per me l'ordine questo è prima culturale e poi legislativa, perché tanto se fai le leggi non è detto che sicuramente avranno un impatto, è fuori di dubbio, però ripeto, hanno inasprito delle pene, non abbiamo ancora risultati. Allora sulla genitorialità, e poi devo bloccare gli interventi perché ci tengo a chiudere in questo modo la lezione, ti dico questo: a Bologna di recente è stato concesso in adozione una bambina ad una coppia di genitori omosessuali in affido. Quindi io sono ben cosciente che due persone omosessuali non hanno nessuna difficoltà a poter trasferire un'affettività ad un bambino. Nelle varie contestazioni mi è stato detto due papà. Allora io provocatoriamente ho detto, allora l'ideale sarebbe due mamme, visto che la figura materna riesce a trasmettere qualcosina in più secondo quella che era il ragionamento che facevamo contestualizzato a quel momento. La verità è che i bambini hanno bisogno di affetto e l'affetto lo può dare chi crede nel valore della paternità e della maternità a prescindere. Unica sono cosciente delle difficoltà che un bambino può trovare in questa società, ma se non rompiamo questo stereotipo, quando cambieranno le cose? Anche perché la famiglia tradizionale non esiste. Allora io ovviamente direi che c'è amore e tutto, però io personalmente non sono d'accordo che un bimbo cresca con due papà o con due mamme. Comunque un bimbo deve avere due figure,
figura della mamma e la figura del papà. Poi nella crescita si vedrà, però io penso che un bambino appena nato, comunque piccolo, debba avere due figure distinte. E le famiglie Io sono nato da una famiglia eterosessuale perché sono diventato gay, a questo punto me lo dovresti spiegare. Perché se avessi fatto dovevo innamorarmi di donne, non è stato così. In che cosa l'hanno sbagliato? No, no, ma io non dico questo, dica che tutto gente. Io non capisco l'importanza della figura maschile e femminile, in che cosa di fatto si sostanzia. Perché? Perché secondo me comunque un bimbo comunque nasce da. Quindi chi adotta dei figli? Come? Chi adotta dei figli perché no, non no, 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 dico, no, assolutamente. Io comunque ci sono tanti bambini che sono. Ti blocco ancora. Ci sono delle rigide attribuzioni di ruolo del papà e della mamma rispetto all'educazione del bambino. Allora, se conosci Margaret Mead, che ha scritto un libro che racconta la storia delle donne in Samoa, apprenderai che in quella società gli uomini si adornano e si occupano della cura dei figli, le donne vanno a caccia e non si occupano. Allora vedi, io non dico che i ruoli devono occupare del figlio e il papà deve andare al lavoro, non dico questo, però dico, secondo me un bimbo comunque debba avere queste due figure distinte. Ma chi siamo stati abituati? Secondo me è un problema di retaggio culturale che non cambieremo mai, perché dipende. Allora, io penso che io non sono nemmeno d'accordo con quello che dice Federico. Dai, andiamo per ordine, perché è un retaggio culturale. Se non si cambia, per me è soltanto questione di un retaggio culturale. Se non si cambia la nostra mentalità, la nostra cultura, e quindi i bambini quando vanno alla scuola elementare e i genitori vanno all'incontro dei genitori, per esempio, ci va il papà, ci va la mamma, un bambino può chiedere a casa perché io ho due papà o due mamme. Allora è lì che si deve intervenire. La cultura parte dal nascituro, che deve avere un'altra forma, non di società, ma di famiglia, dove la famiglia si intende soltanto l'educazione, l'amore che si dà e che si può dare. Quindi il retaggio culturale, secondo me. Chi voleva intervenire? Secondo me è là. Però ragazzi, ci prendi un bambino da scuola. L'etichetta, secondo me, viene etichettata con questa cosa. Un'altra disciplina, un'altra educazione, non c'è. Crescere in una famiglia, qualunque essa sia, meglio una famiglia fatta di due padri che una famiglia che non esiste. Ma non è questo, oppure di una mamma, non è questo il problema. Quello che viene individuato anche le diritti del fanciullo di crescere dentro una famiglia. Il problema è societario, il problema è culturale. Scusatemi se insisto, il problema è societario, culturale, non è di mi picchia, scusate, mi picchia, Francesco, scusate, hai ragione. Personalmente posso portarti la mia esperienza. Allora, mio nipote ha 8 anni, in classe di mio nipote c'è una bambina che ha due mamme e mio nipote l'anno scorso chiese a me e alla mamma: come mai Tizia ha due mamme e non ha nessun papà? Si spiega.
ci si trova in una situazione alla quale si deve spiegare. Si deve parlare con i bambini. I bambini non sanno niente. Si spiega. La parte in base al livello di comprensione del bambino. Glielo spiega come glielo spiega. Dobbiamo pure capire chi è come. Ma si capiscono per neanche cambiare la società. Quindi il retaggio culturale. Che penso che vivere in una famiglia o di due papà o di due donne comunque non influenza l'orientamento, perché l'orientamento del bambino, perché penso che sia la cultura e la società. Faccio l'esempio di un mio amico, perché io sono di origine del Marocco e nel Marocco assolutamente dire di essere, ecco, di un orientamento un po' differente. Alla fine i genitori sono eterosessuali. La cultura trasmette la natura dell'eterosessuale, però questo mio amico comunque è omosessuale e comunque non può manifestare questa sua caratteristica, ecco, questo suo modo di essere, perché purtroppo sia la famiglia che la società non lo rende, ecco, libero. È societario, è culturale. Vanessa. No, lei voleva parlare. Io volevo solo dire che ci sono tantissime forme di famiglia e nessuno, o comunque non tutti i figli sono traumatizzati, nel senso, un bambino può essere traumatizzato in una famiglia cosiddetta tradizionale e ci può essere il bambino più sereno del mondo che magari ha una famiglia monogenitoriale piuttosto che due padri, piuttosto che due madri. È inutile generalizzare, ci sono delle soggettività, ci sono delle storie e delle vite differenti. Si può crescere con mille complessi e difetti perché magari sono due genitori eterosessuali che si ammazzano dalla mattina alla sera ma che non divorziano. Io a questo punto mi devo interrompere perché è chiaro che è un argomento che è dibattito. Se vi date 5 minuti esatti vi devo leggere una pagina e mezzo. Vi spiego. Perché poi dovremmo aprire un'altra parentesi sulla genetica, sul fatto dell'ovulo e dello spermatozoo, che è molto più complicato. Allora mi rifarei ad Oriana Fallaci, non è che non ne parliamo. Però un bambino, sì. Perché io ho due mamme che due papà, potenzialmente se vogliono devono ricorrere sempre a che cosa? Ad un ovulo. Lo spermatozoo, sappiamo che la banca del seme esiste. Quindi facciamoci anche l'etica del feto, facciamocelo pure sta domanda. Un dolore sordo come un maglio che continuava a squassargli il petto, una rabbia cieca, un odio senza confini verso quegli assassini che pur senza armi avevano istigato quell'orrendo delitto. Maledetti, essere privi d'amore, incapaci anche solo di capirlo, ottusi, che non davano spazio a nulla che non fosse diverso dalle loro ancestrali idee. Maledetti, zio Nino aveva conosciuto l'amore, era stato innamorato, aveva conosciuto persone innamorate, ma Alfio e Michele avevano rappresentato per lui l'amore, quello con la A maiuscola, scevro da ogni impurità. Li aveva paragonati ad angeli, tanto puro era il loro sentimento. Il loro amore era come il vento, non lo vedeva ma lo percepiva. Ora li avevano trovati morti, già in decomposizione, stracci umani, abbracciati l'uno all'altro su quel terreno molle di pioggia. Le teste fracassate da proiettili assassini, le mani unite in un intreccio disperato, un frammento di biglietto nella mano di Alfio. Io e Michele siamo felici, mamma, perdonami. Il paese, i parenti li avevano divisi anche da morti. I funerali di Alfio erano stati solenni. La chiesa brulicava di gente, odorava di quell'incenso che il ragazzo aveva sognato, forte, acre. Ora avvolgeva la bara. Solo zio Nino, finito il frastuono della cerimonia, era rimasto ad aspettare le spoglie del suo caro bifolco. La cassa di Michele arrivò dopo un'ora, con lui solo i familiari. Il silenzio avvolgeva la piazza. Tutti erano spariti. La chiesa vuota, solo le parole misericordiose del prete echeggiavano tra le fredde colonne bianco-avorio. Non tocca a noi assolvere o condannare. Gli uomini vanno assistiti e aiutati.
anche se non li approviamo. I pochi presenti non capirono il vero senso di quelle parole, né si chiesero perché Ufure Stiri fosse presente. Nessuno vide i suoi occhi rossi di pianto, nessuno vide ripiegare il suo dolore nel fazzoletto. Il sole tramontava, si tuffava stanco dentro il mare, penetrando l'argentea acqua. Il traghetto solcava le acque dello stretto verso la Calabria, mentre le prime ombre scure si allungavano silenziose a rinfrancare la terra. Sul ponte un uomo silenzioso, cupo, lo sguardo fisso all'orizzonte alla ricerca dell'attracco. Via, via per sempre. Come aveva amato quella terra, come l'aveva sognata, quante rinunce per ritornarvi, quanta delusione adesso. Antonio si sentiva straniero nella sua terra, nulla lo faceva sentire a casa. Dove avrebbe finito i suoi giorni? Chi gli sarebbe stato amico? Quella parola fu come un pugnale che senza pietà si conficcò nel suo cuore. Alfio e Michele, quanto affetto, rispetto, amicizia gli avevano regalato, quanto tempo gli avevano dedicato ascoltando i suoi sproloqui, ringraziandolo poi degli insegnamenti che ne avevano tratto. A chi ora avrebbe voluto bene? A chi avrebbe donato tutto l'amore che gonfiava il suo vecchio cuore? Con loro anche una parte vitale di zio Nino era morta. Ripensò al volto bellissimo di Alfio, ai suoi immensi occhi, laghi di luce che trasparivano l'animo gentile. A Michele, splendido furfante, spavaldo, indomito, caparbio come un mulo, ma nobile nel pensiero, sincero. Asciugò le lacrime che copiose bagnavano il suo volto. Quanta voglia di stringerli ancora al petto, quanta voglia di sentire le loro voci limpide, le loro risate argentine. Mai più. Ora forse angeli. Chissà se faranno qualcosa per scoprire i veri colpevoli, pensò riavendosi dall'emozione. Di certo loro non avevano alcun motivo per morire. Erano giovani, belli, si amavano. Ovunque avrebbero potuto vivere e realizzare il loro sogno di ricominciare una vita altrove, in un posto più libero, dove tra la moltitudine delle persone nessuno avrebbe badato ai fatti loro. E poi, chi avrebbe dovuto premere per primo il grilletto? Alfio? Michele? Non credo che nessuno dei due ne sarebbe stato capace, il loro amore glielo avrebbe impedito. Ed ammesso che lo avessero fatto, l'arma chi l'avrebbe sepolta? Un morto? E in ogni caso avevano troppo rispetto per se stessi e per la loro natura per regalare a quegli eterosessuali gabbasanti le loro giovani vite. E quella storia assurda su Giacomino di certo mai avrebbe potuto sparare, troppo piccolo, troppo pauroso, mai avrebbe potuto da solo, a meno che qualcuno non si sia fatto scudo di lui, della sua giovane età intoccabile, per essere imputato. Questo nodo non si scioglierà mai. Presto non si parlerà più dei due giovani amanti omosessuali o si riterrà giusto di dover tacere. L'inchiesta verrà insabbiata, il caso archiviato come uno dei tanti di cronaca nera, anche se è assolutamente impensabile che ciò avvenga. Cancellata la curiosità intorno alla vita di Alfio e Michele e la richiesta di giustizia per la loro morte verranno dimenticati, ma di giustizia non si è mai parlato, altrimenti sul banco degli imputati avrebbe dovuto esserci tutto il paese, prima e poi, a cerchi concentrici il resto del mondo. Il traghetto era a pochi metri da Villa San Giovanni. Antonio diede un ultimo sguardo alla sua Sicilia, scrigno di luci e di ombre. Mai più sarebbe tornato, ma una parte del suo cuore sarebbe per sempre rimasta in quella terra bruciata dal sole, dall'odio, dall'indifferenza, stupenda e crudele nei suoi colori e nei suoi figli, religiosa e pagana, attenta a ricordare, pronta a dimenticare. Bravo.
questo è un romanzo di Riccardo Di Salvo e Antonio Heredia, per non dimenticare mai. Ma la cosa importante è che in realtà questa storia che è stata romanzata è una storia che si rifà ad un episodio vero avvenuto a Giatre il 1° novembre del 1980, dove due ragazzi furono trovati morti. Si parlò di suicidio, ma il caso rimase aperto. Qualcuno pensò che fu in realtà un omicidio d'onore, perché non poteva essere concepito all'epoca un amore di questo tipo. Da lì è nata la prima cellula, il Fuori, che ha dato vita poi alla più grande associazione per la tutela delle persone omosessuali, che è l'Arcigay. Quindi in Sicilia è nato proprio il movimento omosessuale, e quando a volte mi arrabbio, mi passa la voglia di militare quando non vedo risultati oppure resto deluso da alcuni comportamenti, mi rileggo questo libro e la voglia ritorna.